La tanto discussa manovra Lacrime e Sangue è stata approvata in serata dal Consiglio dei Ministri, guidato dal professor Mario Monti, il quale ancora una volta ha dato dimostrazione di voler ascoltare tutti, ma proprio tutti, perché il momento che viviamo impone di superare la brutalità del confronto proprio degli ultimi tempi e recuperare l'armonia politica e sociale. Così, per la seconda volta da quando è stato nominato, Monti accoglie a Palazzo Chigi i giovani, rappresentati dal Forum Internazionale dei Giovani, piattaforma che raccoglie al suo interno 75 organizzazioni. Il forum nasce ufficialmente nel 2004 con lo scopo di creare un organismo di rappresentanza per dare voce alle giovani generazioni. Adesso aderiscono associazioni studentesche, giovanili, di partito, associazioni giovanili di categorie professionali e sindacali, associazioni impegnate nell'educazione non formale, associazioni di diverse fedi religiose, forum regionali, associazioni sportive e tante altre per una rappresentanza totale di 4 milioni di ragazzi. Si legge sul sito. Il forum è finanziato dal Fondo per le politiche giovanili, istituito con la finanziaria del 2005, di cui assorbe il 70%. Tra gli obiettivi principali vi è la creazione di un organismo di rappresentanza vero e proprio istituzionalizzato, il Consiglio Nazionale della Gioventù, che disciplinato da legge dello Stato possa dialogare stabilmente e con maggiore autorevolezza con le più alte istituzioni. Al momento questo ruolo spetta al Consiglio Direttivo del Forum, che ieri si è presentato al completo davanti al presidente Monti e al ministro del welfare per le pari opportunità Elsa Fornero, la quale però ha espresso un certo disappunto sulla composizione al 100% maschile. Il consiglio è stato eletto democraticamente, ha risposto il portavoce Antonio De Napoli, il quale è poi passato ad esprimere le richieste dei giovani. Aspetti sono veramente di vedere i provvedimenti che stanno in marcia, perché sono andato appunto proprio nelle prossime ore, faremo una valutazione, ovviamente nell'interesse di ciò che ci sentiamo di rappresentare, l'associazionismo giovanile. Alcuni temi che abbiamo posto sono sicuramente appunto gli aspetti dell'equità generazionale riferiti appunto a tutto il sistema pensionistico. C'è bisogno impellente di ricreare un patto sociale che purtroppo è stato infranto, e questo è quello che abbiamo aspettato con molta forza. Riguardo le persone che appunto in questi giorni stanno andando bene, quanto un po' abbiamo chiesto di affermarsi in modo molto su un'esenzione IFI per gli under 35 e di implementare di garanzia per la prima casa, perché no, anche con uno studenti che possono vedere la loro. De Napoli si riserva dunque di fare le valutazioni nell'interesse di ciò che si sente di rappresentare, ossia l'associazionismo giovanile. Tuttavia, capire chi sia effettivamente rappresentato dal forum non è facile, in quanto le associazioni che ne fanno parte sono obbligate ad avere almeno 300 iscritti, di cui almeno il 70% deve essere under 35. Ma in realtà ognuna ha regole di adesione interne differenti. E poi, i giovani non associati, chi li rappresenta? Senta.